Fabrizio Curcio, presidente della cooperativa Beppe Montana Libera Terra. Oggi mi trovo come ospite qui a Scandicci per questa bella manifestazione, una camminata per la legalità, ma è anche stata l'occasione per vendere le arance della legalità, arance provenienti dai terreni confiscati alle mafie e che grazie a questo, alla comunità scandicese che ci colpisce chiaramente, ci dà quella voglia, quella forza di alzarci tutte le mattine e fare bene il nostro lavoro, perché solo facendo rete ci dà il coraggio di andare avanti. Quindi non una, non due, non cinque, ma 10, 100, 1000 Scandicci pronte ad accogliere i prodotti che provengono dai beni confiscati alla mafia. Grazie. Una bellissima manifestazione. Il tempo ci ha voluto bene. Le 65 è Angela Sestini di Arezzo. Messaggio come quello di oggi sulla legalità, sul nuovo agente delle mafie, sulle varie cooperative che cercano di riscattare i territori espropriati alle mafie, è il risultato più bello che ci possa essere. La città ha risposto benissimo, tanti bambini, tante scuole, e quindi bene così, nel senso che ogni anno vedo che riscuote sempre più successo, e quindi l'appuntamento è al prossimo anno, al 2014, con una partecipazione ancora maggiore. Questa è Scandicci, questa è la Scandicci che ci piace, insomma, tutta in strada, e tutti impegnati per lo sport e per l'impegno civico e sociale di altissimo valore.